cieli e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno mai, disse il Signore. Cieli e terra passeranno, l'erba si secca, il fiore appassisce, ma le parole del nostro Dio durano in eterno. E beati coloro che hanno un cuore sensibile per ascoltare la parola di Dio. Alleluia. La parola di Dio è la voce di Dio in questa terra, la Bibbia. Tramite la Bibbia noi possiamo ascoltare la voce del nostro Creatore, la voce dello Spirito che ci richiama a uscire dal buio, a uscire dal peccato, a uscire dalle vie sbagliate dove noi eravamo persi. La voce dello Spirito, cioè la voce di Dio tramite la sua parola, la voce di Gesù Cristo tramite lo Spirito Santo e tramite la predicazione, la voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, dice quella voce. Hai tu un cuore sensibile per ascoltare quella voce? Chi ha orecchie da udire ora, dice il Signore, cari. Chi ha orecchie da udire ora, dice il Signore. Convertitevi dalle vostre malvagie, dice il Signore. Noi dobbiamo avere fede nel Nazareno. Dobbiamo avere fede nel Cristo. Cari, perché veramente i tempi che stiamo vivendo sono tempi difficili, sono tempi malvagi, sono tempi di confusione, sono tempi di perdizione, sono tempi finali, siamo negli ultimi tempi. Le profezie scritte nella Bibbia si stanno avverando, le profezie bibliche si stanno avverando, fin dai tempi antichi. Dio richiamava l'umanità tramite i profeti, richiamava gli esseri umani al pentimento, alleluia, alla conversione, ad abbandonare ogni via peccaminosa, perché la Bibbia dice che ci sono tante vie che all'uomo sembrano buone, ma la loro fine è una fine di morte, di perdizione. L'unica via di verità, l'unica via di salvezza è Gesù. E il Cristo, alleluia, io sono la via, la verità, la vita. E il mandato da Dio per redimerci, per salvarci, per perdonarci. Egli morì sulla croce per noi, il Re dei Re, il Signore dei Signori, morì sulla croce per noi, per salvarci dai nostri peccati. Egli morì in mezzo a due ladroni. Egli morì in mezzo a due malfattori. Egli non meritava morire, ma egli portò una corona di spine. Morì in mezzo a due ladroni, l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Ecco la voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, seguite la via del Signore. Abbiate fede nella parola d'aria, non fermate il buio lontano da Dio. Dove passerà la tua? Dove andrà la tua anima dopo questa esistenza terrena e materiale? Se non hai la fede ti perderai. Se non hai la fede andrai all'inferno. Segui il Cristo perché lui è la vita. La verità è la vita. Per ora, cari di passaggio, Gesù è la luce del mondo che può illuminare i vostri cuori, come ha illuminato il mio. Io che prima ero un ribelle, ero un perduto, bestemmiavo, facevo tante cose brutte, tanti peccati, ma un giorno la luce della conoscenza di Dio ha illuminato il mio cuore. Ecco perché oggi predico la sua parola, come i primi apostoli, come i primi discepoli, vado in giro a predicare per la gloria del Signore. Alleluia, per la gloria di Gesù Cristo, perché Gesù Cristo è il Salvatore. Benedetto sei tu, Signore. La parola di Dio ha il potere di trasformare i nostri cuori di pietra
affinché i nostri cuori siano dei cuori puri. Beati puri di cuore, disse il Signore. Ascoltate, beati i puri di cuore, perché essi vedranno Dio. Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. L'ha detto Gesù, e ancora oggi la sua parola è veritiera. Ancora oggi la sua parola irradia luce e speranza verso i cuori che l'ascoltano. Ancora oggi la sua parola è fonte di vita, di guarigione. Ancora oggi la sua parola produce salvezza. Ancora oggi la sua parola produce perdono. Ancora oggi la sua parola illumina il nostro cuore e ci fa conoscere la verità. Gesù la verità. Conoscerete la verità. Gesù, Gesù, Gesù. Mi lasci questa riflessione. Crede in Gesù. Credo io. Lei ha fatto la stessa domanda che un giorno Ponzio Pilato fece a Gesù. Sì, sì. Pilato disse a Gesù, qual è la verità? Cos'è la verità? Pilato ce l'aveva davanti, non capì che Gesù era la verità. Ed era lo seguo, la illuminerà, è vero.